amicicciole! Ciao! Benvenute qui nell'area YouTube del convento di Leonardo di Brescia. Siamo in compagnia di un gruppo di bellissime sei patatine che vengono dall'Emilia Romagna. Loro vengono dal paese del vino, del crudo, di tanti altri bellissimi prodotti che la terra dell'Emilia ci offre. A noi di quello ce ne frega un po' meno, ma ci frega di lei, che il 15 settembre nella bellissima Modena ha deciso di sposare Luca. Voglio un grande applauso e anche un urlo per Paola. Ok, Paola, avvicina il microfono. Mi avvicino. Sì, ecco, come ha fatto prima la tua amica, ok? Sì. Ecco, avvicinati, brava, in maniera non con due mani come ha fatto lei adesso. Non lo toccava. Ok. Domandina. Non con due mani. Mentre fai l'amore con il tuo Luca, hai mai pensato di dire che è un coglione perché non ti tratta la porchetta? No. Non l'hai mai pensato? No. Quindi ti tratta la porchetta. No, il giusto? Ma te vorresti che ti trattasse di più da porchetta o ti va bene così? Andiamo bene così. Ok. A buon intenditore diciamo a Luca poche parole. Giusto? Sì. Ok, quindi se lui è sveglio come ho capito io, dacci dentro di più. Andiamo bene, tranquillo. Allora, sei qua con la tua testimone anche? Lei. Il tuo nome vicino al microfono? Vicino Sara. Sara, ciao Sara. Per le modenesi che appena dico avvicinatevi al microfono subito è una cosa di è un vizio che avete tortellini. Ok, te ho capito che ce l'hai da pure. Ok, allora ripetimi il tuo nome. Vai. Simone, ripetimi il tuo nome. Sara. Sara, dimmi un pregio e un difetto di Paola. Se hai deciso di fare la sua testimone devi onestamente un pregio e onestamente anche un bel difetto. Sfogati, pregio. Il pregio è che è sincera. Sì, e il difetto? Il difetto è che è un po'. Troppo sincera. È un po' rompiballe, va bene? Okay. Ma rompi, cazzi. Allora, siete pronte a cantare, ragazze? Dai, vai. Vai, lei è già vicina, bravo, metti le mani. Dai, dai, la pista così. Oh,
voglio ancora un applauso per lei, Paola, che sposa Luca!